Buonasera mister, per come erano stati i risultati delle altre partite, no? Il Milan che aveva perso, anche la Roma oggi, poteva essere una buona occasione per essere un po' più tranquilli, invece c'è ancora tutto in gioco perché la Lazio è potenzialmente come il Milan, 2 punti, poi c'è l'Atalanta e la Roma, mancano 9 partite, cosa si sente di dire ai tifosi a livello di energie che ci sono ancora nel serbatoio? Cioè, fiducioso da questo punto di vista, al di là di tutta la questione esterna, eccetera, ma perché poi aprile-maggio spesso con i primi caldi viene fuori la verità della condizione della squadra. Vede un gruppo che sta bene, almeno dal punto di vista fisico? No, è facile anche secondo lei fare questa analisi, perché lei guarda la partita stasera, guarda le partite ultime che abbiamo giocato, qual è il problema che ci dovrebbe essere dietro questa insidia così mirata dalla domanda che ha fatto? Qual è il problema che vede lei che non si debba essere all'altezza degli altri nelle prossime partite? Non nascondeva un retropensiero, era veramente una... Io guardo la partita di stasera, secondo me la partita è stata fatta bene. Noi abbiamo sbagliato nella seconda fase del primo tempo, dove abbiamo insistito a entrare a destra e forzare a destra invece di riportare e portarla dall'altra parte, di riportare la palla dietro e portarla dall'altra parte a sinistra, perché loro fanno in questa maniera qui. Loro si abbassano tutte e 10 davanti il limite dell'area e diventa difficile trovare spazi in tre quarti, per cui è da porto a destra, porto a sinistra, porto a destra, porto a sinistra, poi gli si allargano un po', si fa girare palla con qualità, girando palla in sicurezza con qualità si dilatano quelli che sono gli spazi per andarli a giocare dentro, e poi si va qualche volta a giocare dentro dietro la linea della difesa. Però se si porta la palla a destra, loro si schierano a destra, in questo continuo girare la squadra a destra e a sinistra, poi si sgranano le maglie della rete centrale, e bisognava avere un po' di pazienza. Si è preso gol subito, dove nella prima situazione sono venuti giù, non hanno fatto gol, noi ne abbiamo avute 2 prima importantissime, non siamo riusciti a farlo, per cui poi è diventata una partita difficile. Però è vero che è un risultato, un risultato pesante, perché è contro una concorrente diretta, però poi la squadra ha fatto una buona gara, ha fatto quello che doveva fare per larghi tratti, per cui io vado avanti fiducioso per quella che è la possibilità di stare dentro queste 4 posizioni fino a un fondo e poi quello che è il mio biglietto da visita, o perlomeno quella che è la mia analisi per andare a vedere come saremo tra 3 partite, sono queste 3 che giocheremo, e di conseguenza si farà una valutazione, insomma. Prego. Salve mister, abbiamo sentito adesso a Sky la sua posizione sul caso Icardi, complimenti per la chiarezza. Volevo però chiederle se si sente deluso anche dal comportamento della società, che ha portato avanti una trattativa che lei ha definito offensiva per i tifosi dell'Inter. Io? Come? Questa trattativa, mediazione che... Come ha detto? Lei ha detto che la mediazione è stata mediante per i tifosi dell'Inter. Insomma. Ah, non offensiva. Vabbè, ho sbagliato. No, mediazione... Scusi. Va bene, umiliante. Umiliante per uno è tipo, ma non offensiva, io non ho detto offensiva. Perfetto, chiede scusa e va tutto a posto. Allora, umiliante perché io che sono tifoso ed è successo tutto sotto gli occhi. Ragazzi, è chiara la situazione. Se uno la vuol far rendere chiara, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo e come si è sviluppata. E io debbo infondere credibilità per il ruolo che ho. E sarà così, perché poi anche gli anni precedenti, anche quando poi, è uguale, vengo via, abbaiato sicuramente, però sono stato credibile dentro gli spogliatoi. Stia tranquillo, lei parli con quelli dentro gli spogliatoi e verrà che poi diventa tutto facile. E le partite si sono perse prima anche senza Icardi, anche con Icardi, non solo senza, ora che non ha giocato.
E gli anni precedenti non siamo arrivati in Champions ugualmente. Poi, se lei si può riferire a questa mezz'ora che doveva giocare stasera, perché ovviamente vabbè, quelli che rimangono fuori, lei sì, ma funziona così, glielo dico io, funziona così, è la credibilità che fa poi la differenza. Quando a quegli altri poi domani in allenamento, quelli che ha tenuto fuori e ha fatto giocare un giocatore che ha fatto così, e non va bene, per cui lui sta una partita fuori come sono stati altri una partita fuori, come ho detto ieri, questa no, non può aiutare la squadra. E poi dalla prossima, se continua, stamani è venuto a allenarsi, si è allenato bene, dicendo, è tutto a posto, rientra, quando c'ha da giocare gioca, che si vuol fare la fission? Sì, la fission si vuol fare, volete fare una fission perché vi fa comodo così? Sì, sì, sì. Perché se no si fa il porta a porta, venite uno per volta e vi faccio vedere come l'avete portata avanti, e vi faccio vedere uno per volta, perché tanto io non l'ho scritto, io l'ha scritto lui non l'ha scritto, l'ha scritto quell'altro, uno per volta, e vi faccio vedere quello che avete detto, e vi metto davanti quello che è successo. Poi di me, i calciatori, anche prima, poi vi farò anche degli esempi a fine anno però, anche prima, sono successe delle cose nelle squadre dove ho allenato e via dicendo, succedono a tutti e via dicendo, e poi si arriva a fondo e si vede dove siamo arrivati, si vede come uno va via da un posto, se i calciatori, quelli che con i quali si è avuto a che fare, che cosa dicono, sono quelli, non siete voi il mio dirimpettaio, sono i calciatori con i quali io devo lavorare dalla mattina alla sera, io non sono quello che descrivete voi. Sono quello che raccontano i calciatori con i quali ho rapporto dalla mattina alla sera e devo andare a chiedergli quelli che sono degli sforzi, devono essere in grado di battersi per me, per l'Inter, io devo infondere queste cose qui. Perché il mestiere d'allenatore è quello lì, insomma, ecco. State tranquilli, è quello. Pronto. Prego. Mister, buonasera. Sì. E due considerazioni al volo. Una per De Vrij, per chiedere se effettivamente si è sentita l'assenza di un difensore che ultimamente stava facendo praticamente il suo lavoro in maniera perfetta, anche se Miranda comunque bene ha fatto. E dall'altra parte invece volevo chiederle se a un certo punto non ha pensato di inserire Colidio, che è giovanissimo, poteva sentire la pressione contro una grande squadra, però magari un attaccante, forse con la fame di voler far bene, poteva essere una soluzione. Non so, ci ha pensato. È una cosa giusta, sì, ci ho pensato, l'ho mandata anche a scaldare, è una cosa giusta. Però poi che lui si è allenato poco con noi, poi c'è bisogno di una forza caratteriale, di uno spessore per giocare in questo stadio qui, in questa squadra qui, c'è bisogno di una struttura mentale che è importante, perché sennò poi si rischia. In questi anni qui ne abbiamo bruciati diversi di calciatori che sono venuti e che avevano un passato più importante, e poi l'hanno subita lo stesso, quella che è la pressione a vestire questa maglia, a stare in questo ambiente qui. Per cui ho ritenuto giusto far giocare quelli che sono abituati un pochettino di più a stare dentro questi contesti qui, insomma, ecco. Prego, l'ultima. Fagliela fare. Buonasera, mister. Le volevo chiedere se tatticamente, anche come nozioni, noi a Roma le nozioni spallettiane le conosciamo molto bene di gioco. Si è visto in tanti momenti la squadra spaccata. Oggi? Ricordiamo tanti momenti quando si perdeva palla, la squadra totalmente divisa in due con... Ma oggi o a Roma? No, oggi. Le sue nozioni le conosciamo da Roma. Sappiamo quanto gli equilibri siano importanti per lei. Si è vista in tanti momenti una squadra poco equilibrata che ha rischiato di prendere il 2-0 proprio per un'assenza di questi equilibri. Le chiedo se sente ancora la squadra tatticamente come nozioni sua. Allora, secondo me non ha dato grande possibilità poi di andare a subire questo contropiede. Ne abbiamo subiti due
soprattutto nella parte finale del primo tempo, cioè nella seconda parte del primo tempo, dove ho detto noi per 20 minuti si è fatto bene, il restante primo tempo non si è fatto bene, lì abbiamo preso un paio di ripartenze abbastanza importanti, dove però la Lazio le fa a chiunque, ecco. Poi quelle due occasioni da gol la Lazio le fa a chiunque, per cui se tatticamente col microfono poi è chiaro che mano a mano che passano i minuti la squadra tenta di fare qualche cosa di più, porta qualche giocatore più avanti, per cui rimango come ha detto con le emozioni se sento la squadra con le emozioni mia emotivamente parlando. Avevo capito emozioni, scusa. Scusami. Sì, è vero, abbiamo preso un paio di ripartenze, però poi io la partita è quella che dobbiamo fare, di tentare di spingere qualche cosa di più, di portare qualche uomo di più davanti, e viene fatto involontariamente quando perdi la partita, che poi con il trascorrere dei minuti abbiamo anche creato anche nel secondo tempo delle situazioni insidiose, perché i tiri di Politano dal limite secondo me sono tiri che possono avere anche una storia differente, perché lui con il piede che ha, con quella conduzione centrale, ne ha tirate due alti di poco e uno fuori di poco, dove insomma proprio perché loro si sono abbassati molto c'è stata quello spazio lì e si poteva avere un po' più di fortuna, ecco.